Confermo, confermo, i padroni vogliono la foto del cane mentre fa la cacca, perché almeno sono sicuri che tu primo lo abbia portato fuori, perché delle volte non si fidano, e poi che a livello intestinale stiano bene. La padrona del cane che curavo voleva anche la foto mentre dormiva, mentre mangiava. Avevo un book fotografico, un fotoromanzo di un corgi. Vedi, cioè, ha detto corgi, prego. No, corgi. Mi fido di Denise perché sa bene l'inglese. E quindi cui... è corgi. Allora, io ho trovato corgi. Ah, corgi, tu hai detto corgi, però. Perché la pronuncia in inglese su internet è corgi. Attento che ti accorgi che, che il corgi, che il corgi non si dice corgi. Quindi non corga. Mi state dicendo che ti arriva la foto e tu poi ingrandisci. Sì, infatti sto pensando proprio quell'immagine, devi controllare proprio, entrare nel dettaglio. Vabbè. Sono gli impegni che dovete prendervi quando pensate a un animaletto. E io abbraccio fortissimo a questo Putty Dog Sitter, poveri, oltre tutto. Pure lì. Quindi devono venire anche ben illuminate queste foto, a fuoco, zoomabili. Ragazzi, cani che fanno la cacca tiene banca. Tiene banca. Lo so, lo immaginavamo. Su Amazon c'è un calendario, dice questo ascoltatore. Esatto, dei cani che cagano. 12 foto più copertina, 13 cani che cagano, okay, praticamente. Ribadisce Jenny da casa. Ma credo che sia per un'associazione anche, un'associazione. Jenna da Caserta commenta il famigerato cacchendario. Cacchendario. Un mio amico è partito per l'Australia. Scusa, perché non fanno il calendario? Preti belli che cacano. Ma funziona. Come lo trovi? No, ma io ho scoperto, perché sono ripassato di solito la solita edicola che c'ha sempre quello dei preti. Sono sempre gli stessi. Sono sempre gli stessi. Io pensavo che ogni anno cambiasse. E posso dirvi una cosa? Non ce lo dicono, ma non sono preti veri. Sono Getti un'ombra sulla nostra società. No, te lo dico io. No, non è così. Cani lasciati in eredità. Un mio amico è partito per l'Australia, mi ha lasciato il suo cane, un meticcio a sua detta intelligentissimo, così intelligente che se gli tiri una pigna la prende, la sputa e poi ci piscia sopra. Ma così non gliela ritiri più e te la riporta. È un cane pigro, non ha voglia di riportarla. Adesso raccoglila, ritirala, va. Intelligente. Vanessa dice: io mando sempre la foto della nostra Golden Retriever che fa la cacca al mio ragazzo come buongiorno. Eccola qua. Io avevo insegnato alla mia cana a levarmi i calzini. Alla mia cana. Solo che ora vive con la mia ragazza e purtroppo ha perso questa abitudine. Io i calzini non li tolgo più. No, sempre quelli. No. È meglio il cane di te. Perché? E comunque da qualche parte avevo letto che il cane quando si libera ti fissa per avere sicurezza. Ci domandavamo come mai ti fissa, no? Che fa quell'espressione. Perché l'animale si scopre il pericolo in quel momento di vulnerabilità. Quindi ti cerca e ti guarda come a dire proteggimi. Da quando ho letto questa cosa lo fisso dritto negli occhi tutte le volte e ogni tanto gli faccio anche... Col pollice. Via libero, spalle coperte. Ti proteggo io. Secondo lui il cane capisce il pollice. E poi però c'è qualcuno che Aspetta, dateci retta. Accostate. Accostate. Sentite qui. So che questo qua non è il numero del trio, però mandategli questo messaggio che anch'io quando sono a casa a cagare c'è il cane che mi guarda, cioè lui non vuole che io guardi lui mentre caga, ma neanche io voglio che lui mi guardi, eppure lui mi guarda. Eppure lui ti guarda. Non so se avete capito. Sì, abbiamo capito. Questo scambio di sguardi. Ma chiudere la porta no, No. Ma lui mi vuole vedere. Però il cane non vuole. Il cane non vuole. Io voglio dormire con mia moglie nel letto. Il cane non vuole. Allora chiariamo. Se tu guardi me, io guardo te. E se no. Meno male che non sono entrambi armati, perché chissà come andava a finire questa storia. E poi me lo vedo che lo vedi quanto è brutto, Non è giusto, però te ne accorgi allora adesso. Tu sei lì e io di qua. Ma chi è Maurizio Milani? Questo è un minimo monologo comico. Sabrina, grazie per il prossimo disco.
sul volume deve essere almeno, secondo me, sui 35-40. Sì, non proprio massimo, se no poi distorce un pochino. Sì. Ma giù il finestrino e cantate male, tanto le parole non le sapete, questo pezzo. You ain't nothing but a hand dog.